Allora, parlerò anche lentamente, se, soprattutto per i colleghi stranieri, ma vedo che mi stanno seguendo molto bene, guardo dalle loro espressioni, quindi capiscono quello che dico. E allora vi racconto la nostra storia. Siamo gli unici tra i musei di cui si è parlato che non hanno beneficiato del Getty del Paper Project. Gli unici, ma siccome si è espressa molto contentezza, molto gratitudine al Getty, noi esprimiamo una gratitudine, una contentezza anche tra noi, perché siamo stati i primi a partire. Siamo stati i primi a partire agli inizi del terzo millennio, pressappoco. E la storia era così. C'erano due prospettive, due strade parallele per chi si aggirasse al gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi a partire dal 2004. La prima era quella appunto di continuare per i disegni la gloriosa tradizione dei cataloghi della collana del gabinetto disegni e stampe. La seconda era quella invece di imbroccare la strada del digitale. E allora sostanzialmente la scelta che mi sono trovata di fronte a fare è stata quella di dividere per collezioni, cioè ho pensato che tutto sommato della collezione dei disegni si fosse parlato tanto e più rispetto alla collezione delle stampe. Allora ho pensato di iniziare un programma di catalogazione digitalizzata per i disegni e invece istituire una collana di pubblicazioni per le stampe. Tutto questo più o meno nello stesso momento, confrontando poi man mano tra loro i risultati, per arrivare non a una scelta univoca fatta una sola volta per sempre, ma per arrivare a comprendere come poi potevo continuare. Vi mostro una diapositiva che unisce tra loro il primo numero della collana Inventario Generale delle Stampe, uscito nel 2007 a cura di Giovanni Maria Fara, e l'ultimo numero, uscito appunto alla fine dell'anno scorso, presentato recentemente a cura di Miriam Filetti Mazza. Ho scelto il primo e l'ultimo di copertina, ma la collana è giunta a sei numeri e tra l'altro sono lieta di dire che tra i presenti anche Alessandra Barloni ha collaborato nel 2011 con un bel volume sulle stampe short, le stampe dei medici, i volumi di stampe e le stampe in volume, voglio dire. Ecco, questo era, diciamo, prosegue ancora questa collana, Inventario Generale delle Stampe, che alterna dei volumi sulla storia, una storia densa, stratificata, antica, delle collezioni, appunto, in primo luogo Medice, poi Lorenese, eccetera, 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 e invece, appunto, il progetto Euplos. Ed eccolo qua, cioè qui c'è la mascherina con quel bel disegno di Raffaello, di una donna seduta sul parapetto di una finestra, aperta sul vuoto apparentemente, perché dall'altra parte sono disegni preparatori non c'entra niente con la figura femminile, insomma, comunque una composizione molto, molto suggestiva, che ci sembrava utile per illustrare il progetto Euplos, cioè buona navigazione dal greco. Naturalmente tutto questo era un po' un gioco. Sì, perché lavorando molto seriamente a volte è necessario giocare, è necessario giocare per lavorare bene insieme agli altri e per rendere al meglio.
Questo progetto di catalogazione digitale viene a un certo punto entra un po' diciamo nei miei percorsi mentali, ma viene incrementato dalla collaborazione con due istituti, un'università, a dire il vero, la Scuola Normale Superiore di Pisa e il Kunsthistorisches Institut in Florence, che appunto è un altro degli istituti che frequentavo e che quindi mi sembrava giusto coinvolgere per creare qualcosa di un pochino di più di un progetto di catalogazione, cioè ci interessava anche creare in un circolo continuo tra università, museo, quindi formazione e passaggio appunto al museo come formazione pratica davanti alle opere, eccetera, eccetera, con le nostre, naturalmente con i nostri mezzi, ma anche con i mezzi dei due istituti che ho chiamato in causa, perché la Scuola Normale Superiore per un lungo periodo ci ha ospitato nel proprio gigantesco server, mentre il Kunsthistorisches Institut ci ha regalato il protocollo, diciamo, fotografico di come studiare, come fare foto nel migliore dei modi attraverso anche un'apparecchiatura speciale. Tra l'altro sono lieta di vedere qui in sala il nostro fotografo esterno del progetto, Christian Ceccanti, che appunto ci ha seguito anche in questa avventura fin dall'inizio. L'inizio era un po' faticoso perché noi arrivavamo per ultimi, appena detto Alessandra Baroni che ci sono pochi, i database dei musei italiani sono scarsi. È vero, noi siamo arrivati per ultimi, cioè io non ho trovato prima di me nessuna informazione digitalizzata, quindi ho dovuto cominciare tutto da capo. Ma beati gli ultimi, perché a volte non saranno, non dico i primi, ma non saranno neanche più gli ultimi, perché basta confrontarsi con gli altri. E quindi all'inizio del progetto ci furono almeno 3 seminari, devo ringraziare la Scuola Normale per avermi consentito di farli, 3 seminari in cui sono stati invitati, in questi 3 seminari, appunto i curatori, direttori di diversi musei, ormai molti colleghi di questi sono in pensione, uno di questi, la cui partecipazione era come al solito calorosa e straordinaria, era proprio Ger. Ecco, lo volevo proprio dire anch'io e lo volevo ricordare. Bene, allora, quindi non siamo partiti da soli, cioè siamo partiti confrontandoci con gli altri, naturalmente con i nostri mezzi, noi non avevamo tanti mezzi, quindi ci siamo un po' appoggiati a destra e a sinistra. Ma devo dire che, e non lo dico perché c'è qui Cristina Cidini presente, perché io non sono una persona che dice le cose perché... Io dico sempre le cose molto francamente, Cristina lo sa, ma devo dire che sia Antonio Paolucci che Cristina Cidini hanno capito l'importanza del progetto, perché poi mi hanno consentito di svilupparlo sempre fino al punto in cui si è accorto anche del nostro progetto un istituto finanziario, cioè Intesa San Paolo, e da quel momento abbiamo avuto anche la possibilità di erogare delle borse di studio continuative, non dei piccoli contratti come era successo. Quindi la storia di questo progetto nasce, affonda le radici, possiamo dire, nel 2006, sì, perché la convenzione era dell'ottobre del 2006, ma la storia reale con un personale a disposizione nasce dopo con l'entrata di Intesa San Paolo. Siamo nel periodo precedente all'inizio dei lavori veri e propri, noi comunque avevamo fatto una grande opera, come dire, di... adesso vado avanti un pochino con le diapositive, una grande opera di
scansione e di tutti i documenti importanti del gabinetto disegni e stampe, ivi compresi, qui abbiamo purtroppo la schermata è solo a metà. È solo a metà, però noi abbiamo digitalizzato una parte dei documenti e comunque scritto online tutti i documenti più essenziali per la storia della collezione, in modo che tutti fossero in grado poi di lavorare anche da soli, insomma anche gli studenti che venivano a chiedere eccetera eccetera, insomma si indirizzavano verso questi strumenti. E poi abbiamo scansionato tutte le schede manoscritte di Pasquale Nerino Ferri, realizzata a partire dal 1879, che costituivano fino allora l'unico modo di ricerca, l'unico strumento di ricerca in dotazione anche per il pubblico. Abbiamo altresì scansionato, e questo si apre come libro, purtroppo l'effetto qui non si vede, questo volume della donazione Santarelli, una donazione enorme di oltre 12.000 disegni, è avvenuta nel 1866. Questo era il lavoro di riscaldamento, diciamo, in attesa appunto di avere finalmente una piccola squadra, in fondo 4 persone. Una adesso diventato padre e non fa parte più del nostro team, però siamo rimasti in 3 più la sottoscritta, ma comunque andiamo avanti al punto che continuiamo a elaborare strumenti. Adesso faccio vedere la scheda inventario disegni per autore, che chi ha consultato il nostro database sa come funziona: basta cliccare nelle diversi campi per cercare ciò che si vuole, ma questa ve la faccio vedere soprattutto perché vorrei passare alla scheda inventario. Scusate, alla scheda catalogo. Questa è la scheda catalogo. Calzina ha fatto wow, cioè sì, ma questa è una scheda particolarmente lunga, è una scheda particolarmente lunga perché pensate, il famoso disegno 8P di Leonardo, non si poteva fare a meno, anche la bibliografia non è male. E poi è in continuo aumento, ma ci sono schede e schede. Adesso io vi ho mostrato l'esagerazione per dire che non conosciamo limiti. Laddove necessario uno fa una scheda più lunga, ci mette anche le note, sono sempre comprese, i link a diversi per confronti in diversi musei. C'è anche una scheda vedete anche del verso, naturalmente, che viene trattato insieme ma singolarmente. E però insomma le schede catalogo non sono tutte così, sono normalmente abbastanza corpose. Vi ho mostrato il massimo per poter dire che insomma c'è anche spazio laddove riteniamo necessario per piccoli saggi, perché ci sono dei disegni che comportano questo tipo di atteggiamento e bisogna essere molto flessibili, non come nelle schede ministeriali cartacee dove c'era lo spazio comunque fissato. Il digitale ci consente questa flessibilità. Bene, infatti, se voi passate alle schede invece inventario, la cosa, insomma, la lunghezza cambia notevolmente, siamo di fronte. Andiamo all'altra scheda, ci sono 3 schede, scheda e catalogo, scheda inventario e il work in progress. Il work in progress è semplicemente una serie di appunti che vengono così gettati sul tappeto, ma che servono soprattutto per chi insomma è interessato a quel disegno e dice beh insomma forse vado a vedere la bibliografia, che intanto stanno consultando gli autori delle schede. Poi abbiamo una schermata utile per far capire una parte del lavoro sotterraneo che le schede certamente non possono in alcun modo far conoscere.
la riclassificazione, cioè i disegni, ogni fondo, man mano naturalmente si affronta, viene riclassificato in base a criteri però molto saldi, per forza, perché c'è una questione di gestione patrimoniale. Non possiamo semplicemente cambiare attribuzione in base alle conoscenze temporanee. L'attribuzione ha anche un valore patrimoniale, per cui i criteri, che adesso non ho il tempo di descrivere, sono piuttosto rigorosi, ma il lavoro di riclassificazione deve essere svolto fondo per fondo storico, per poter poi alla fine anche dare una visualizzazione più precisa dei disegni ritenuti autografi o di quelli attribuiti. In realtà io avevo quasi finito. Vi faccio vedere Metafad, cioè il progetto interno, perché qualche numero bisogna che ve lo dica. 41.000 unità nel database sono già state controllate e studiate su un totale di 74.878 schede con oltre 14.000 fotografie. Questo è il numero fino adesso. Naturalmente ci avvaliamo di contributi di studiosi esterni e di indagini diagnostiche. Ora abbiamo anche un restauratore particolarmente attento, Maurizio Michelozzi, a queste, e quindi siamo molto contenti. Ma adesso cedo la parola ai miei colleghi più giovani che ho voluto accanto a me, però facendo un omaggio alle mie colleghe di Dresda, perché questo era il disegno scoperto a Dresda durante quel famoso e bel workshop digitale online. E questo taglio, perché non voglio abusare del tempo, e questo invece è il disegno di cui vi parlavamo prima, un disegno reperito al gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, che ha le stesse caratteristiche, più o meno lo stesso formato, e che ci induce a chiedervi una collaborazione per poter vedere se siamo di fronte, siccome questo non è l'unico, non sono solo questi due casi, ma tanti altri di Amico Aspertini, se possiamo insieme ricostruire un possibile libro di disegni. E adesso passo la parola ai miei grandi amici. Mi chiamo Raimondo Sassi, sono l'unico uomo del convegno, una specie protetta, e però sarò molto breve, non me ne approfitterò, e quindi è tutto scritto, sono sicuro che in 10 minuti esaurirò il mio argomento, che è quello delle relazioni e della metodologia con cui nella catalogazione ci occupiamo di questo aspetto e di come quindi questo aspetto rivesta un certo interesse anche dal punto di vista della ricerca, perché naturalmente catalogazione e ricerca vanno, come avete capito, insieme. Vorrei soffermarmi sui diversi aspetti, diversi tipi di relazioni che i disegni possono intrattenere con altre fonti, a cominciare da quelle scritte, ma anche con altri fogli degli Uffizi, per mostrare come queste relazioni, ancora meglio se tradotte in link, come avviene nel catalogo digitale Euplos, costituiscono una guida nello studio e nella ricerca, consentendo di aprire diverse prospettive o finestre ed estendere la lettura per ricostruire i nessi storici con un percorso al contempo orizzontale e verticale che scende in profondità. I molteplici percorsi indicati dai link si addentrano nei meandri della storia, lasciando libero l'utente di scegliere le direzioni in cui procedere, non essendovi un punto di partenza o di arrivo predeterminato, e hanno il pregio di evidenziare il carattere polisemantico di queste opere e la necessità di un metodo di lettura non univoco. Eccone un esempio. Il foglio inventario 12407F è stato recentemente assegnato a Pietro Faccini in virtù della evidente relazione con l'inventario 12415F
già da tempo considerato opera dell'artista. Come è ampiamente spiegato nelle relative schede e in un articolo riguardante anche altre tre accademie di nudo attribuite a Facina in via di pubblicazione sul prossimo numero di Imagines, il magazine ufficiale delle Gallerie degli Uffizi, ora si deve rilevare che lo studio 12407F di cui si è detto era tradizionalmente collocato sotto il nome di Annibale Caracci, riferimento attributivo che si può con certezza far risalire all'inventario settecentesco di Giuseppe Pelli Bencivenni, anche se è lecito ritenere che l'equivoco attributivo risalga in realtà al 600. Infatti, Carlo Cesare Malvasia, nella Felsina Pittrice, riferisce che nella collezione del cardinale Leopoldo de' Medici vi erano molte accademie di nudo di Facini, aggiungendo in chiusura di frase che molto spesso questo tipo di disegni erano confusi con quelli di Annibale Caracci. Il contesto generale del discorso in cui è collocata questa rivelazione e il suo tono sibillino lasciano supporre che Malvasia, data la sua diretta conoscenza della raccolta, velatamente voglia dire di avervi riscontrato scambi attributivi tra Facini e Annibale, come quello del disegno in esame, se non in particolare proprio questo. Purtroppo non vi può essere la certezza che il nudo a Pietrarossa non finito di cui stiamo parlando già all'epoca di Malvasia e del cardinale Leopoldo fosse compreso tra i fogli assegnati ad Annibale, poiché l'inventario di Filippo Baldinucci del 1673 con aggiunte che giungono fino al 1675 presenta un numero complessivo di pezzi sotto il nome dell'artista diverso da quello registrato più di un secolo dopo da Pelli Bencivenni. Non è quindi possibile stabilire un'equazione perfetta e dunque l'interpretazione delle parole di Malvasia precedentemente proposta non è confortata dai dati desunti dalle fonti inventariali, che però non la escludono. Tuttavia, nella raccolta degli Uffizi si conserva una copia del foglio, il cui riconoscimento è stato a lungo ostacolato dal fatto che quando essa fu sistemata sul proprio montaggio, forse all'epoca di Pelli Bencivenni, si credette che rappresentasse una figura seduta, disponendola in senso verticale. Questo disegno appartiene a un gruppo piuttosto compatto di accademie tratte dal modello vivente o da opere d'arte, che provengono probabilmente dall'acquisto nel 1779 della collezione di Ignazio Enrico Ackford. All'interno di questo piccolo nucleo si possono individuare anche altre copie dai fondi storici di Annibale e Agostino Caracci. L'insieme di studi sembra avere un'origine comune ed essere rimasto sempre unito. Si suppone inoltre che esso costituisca la testimonianza di un'attività di esercitazione e formazione riguardante vari artisti e svoltasi tra Firenze e Roma nell'ambito dell'Accademia Fiorentina. Istituita da Cosimo III nel 1673 nella città papale e presieduta prima da Ciro Ferri ed Ercole Ferrata e in seguito da Benedetto Luti, a cui infatti si possono ascrivere due accademie del gruppo. Riveste grande interesse poi il fatto che uno studio realizzato da Anton Domenico Gabbiani, ricollegabile allo stesso nucleo, sia stato identificato da Nicola Starner e Novella Barbolani di Montauto, che saluto, nell'inventario della collezione di Francesco Maria Nicolò Gaburri, oggi conservato presso la Fondazione Custodia di Parigi. Se torniamo al disegno di Facini da cui siamo partiti, ora appare chiaro che già tra la fine del 600 e l'inizio del 700 esso doveva trovarsi tra i disegni assegnati ad Annibale Caracci. A quest'epoca infatti i fondi caracceschi della collezione Medicea erano stati messi a disposizione di artisti accreditati per consentire loro di esercitarsi. Il fatto poi che il foglio in esame fosse stato scelto come esempio dello stile di uno dei più illustri artisti del passato, per quanto in realtà fosse opera di Facini e non di Annibale, come peraltro evidenzia un grave errore di impostazione nella zona del bacino,
avvalora l'ipotesi che esso appartenesse al nucleo più antico della collezione creata dal principe, poi cardinale, Leopoldo de' Medici. Alla luce di questa lettura, dunque, le parole di Malvasia acquistano credibilità e assumono un nuovo significato, consentendoci di ipotizzare, innanzitutto, che tutte le accademie di nudo tradizionalmente assegnate a Faccini in collezione, complessivamente ben 11, fossero appartenute a Leopoldo. In questo modo possiamo riprendere in considerazione quanto sostenuto a tal proposito negli anni 70 del secolo scorso da Evelina Borea, o Borea perché mi hanno corretto recentemente, Borea, e in parte correggere i suoi calcoli. In secondo luogo, il testo del canonico bolognese, se fosse in relazione con le indicazioni ricavabili dagli inventari storici degli Uffizi, le lettere del cardinale ai suoi corrispondenti bolognesi, ma anche con i disegni dei fondi di Benedetto Luti e Anton Domenico Gabbiani, di cui si è detto, apre uno squarcio inedito sull'assetto originario della raccolta. Possiamo anche giungere ad immaginare una ricerca, in gran parte ancora da svolgere, sull'idea del disegno bolognese dell'epoca dei Caracci, tra fine 600 e inizio 700, come appariva nella collezione di Leopoldo de' Medici. 10 minuti. Nel mio intervento mi occuperò di uno degli aspetti a cui Marzia Faietti ha accennato, ovvero quello delle riclassificazioni, che in molti casi rimane sommerso e che implica un lavoro anche di particolare attenzione nel momento in cui ci troviamo di fronte a delle riclassificazioni che riguardano degli inventari museali. Quindi, a differenza magari di una pubblicazione, si devono usare delle accortezze diverse rispetto a una pubblicazione personale. Allora, quello che riguarda, in questo caso io propongo il caso di Antonio di Donino del Mazziere e il famoso libro dei disegni, principalmente studi di paesaggio molto studiati, e che dagli anni 90 a oggi sono tendenzialmente, in modo pressoché unanime, attribuite ad Antonio di Donino del Mazziere. Però anche in questo caso il lavoro di riclassificazione in realtà è partito da questo disegno, che era sotto Baccio Bandinelli, e insieme alla professoressa Marzia Faietti abbiamo riaccostato all'ambito, alla cerchia di Antonio di Donino del Mazziere, e a quel punto è partita l'analisi e il riesame del fondo, perché molti disegni erano ancora sotto Bacchiacca o Scuola di Andrea del Sarto. Quindi, sulla base di un'analisi molto accurata insieme al restauratore del gabinetto disegni e stampe Maurizio Michelozzi, e ovviamente a tramite lo spoglio di tutta la bibliografia relativa, della letteratura relativa, siamo riusciti a ricostruire il cosiddetto libro, composto da 32 fogli, che in realtà poi il nucleo, che a partire da dalla tesi di Vera Silvani dal 92, che poi riprende, con la differenza solo di un disegno, quello di Luisa Marcucci, quindi parliamo della metà degli anni 50, soltanto che Luisa Marcucci attribuiva il fondo al Bacchiacca. Infatti questa complessa storia si basa principalmente su dati stilistici, perché non ci sono dati documentari che possano comprovare in modo scientifico l'attribuzione a uno o all'altro artista. Siccome a livello stilistico effettivamente ci sono più corrispondenze con la produzione pittorica, perché non c'è altra produzione grafica, di Antonio di Donino del Mazziere, abbiamo cercato di rendere giustizia della complessità e quindi abbiamo preferito la formula attribuito. Quindi voi troverete i 32 fogli sotto Antonio del Donino del Mazziere attribuito. Poi ovviamente questo è un lavoro che sto svolgendo in questo periodo, scusate per la voce, sto svolgendo in questo periodo, quindi a breve usciranno le schede, e prevederà una scheda madre per quanto riguarda il frontespizio, perché questo è il cosiddetto frontespizio dove c'è l'importante iscrizione: questo libro si incominciò a D 30 agosto 1527, e poi delle schede un po' più piccole relative a tutta la serie dei 32 disegni, che
diciamo, ha degli aspetti che qua non sto ad elencare, perché ha delle particolarità a livello, diciamo, di dimensioni, tecnica, iscrizioni. Grazie. E, scusate. Qui portavo un esempio sul fatto che i tre in alto hanno lo stesso identico formato, sono ritagliati, quindi possiamo avere delle, diciamo, differenze di qualche millimetro. E sotto invece, alla mia sinistra, quindi, sì, un foglio delle stesse dimensioni, ovviamente utilizzato in orizzontale, e un altro invece più piccolo, ce ne sono 4 dei 32, che corrispondono esattamente alla metà. Sono stati fatti dei rilevamenti insieme al restauratore con il foglio luminoso, e i filoni e le vergelle corrispondono esattamente ai fogli di grandi dimensioni, quindi molto probabilmente si potrebbe ritrovare da qualche parte, purtroppo i nostri pezzi non combaciano, però una ricostruzione della pagina intera. Qui allora viene chiamato libro di disegni incentrato sul paesaggio, ma in realtà abbiamo composizioni, ad esempio il combattimento di cavalieri, oppure l'altro disegno che sono delle derivazioni combinate di particolari da delle stampe di Dürer. Poi, elemento che caratterizza la serie è la presenza di iscrizioni in grafia cinquecentesca a penna e a pietra rossa, e sono state fatte delle prove, delle verifiche sulle varie lettere, e la grafia è la stessa in entrambi i casi, le tecniche, solo che quella pietra rossa è scritta sempre molto in modo più estemporaneo, molto più veloce, ed è anche molto più difficile leggerla. Infatti, ad esempio, quella in alto lassù è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della critica. Comunque dovrebbe indicare un luogo preciso, dove praticamente sono tutti inerenti ai luoghi raffigurati. Quindi abbiamo la Certosa, il Mugello, in alcuni casi c'è scritto dal naturale. Quella penna inchiostro sono molto più facili da leggere. Allora, invece, con il supporto del restauratore, abbiamo individuato su almeno 10 fogli, su due è un po' più difficile perché c'è la filigrana e c'è il controfondo, una filigrana che è sempre la stessa, che è un giglio fiorentino, non identificabile nel briquet purtroppo, e praticamente questo delinea il gruppo dei fogli che dovevano far parte del del libro, perché in realtà è più opportuno definirlo libro che taccuino, anche sulla base appunto dei recenti convegni che ci sono stati, okay? Quindi sarebbe un libro disegnato. E però non si sono stati rilevati né presenze di relegatura originaria, ma abbiamo sul verso di ogni foglio una macchia diffusa rossa, come se fosse dovuta al contatto dei vari fogli tra di loro. Quindi questo potrebbe essere o una rilegatura originaria andata perduta, proprio i segni nel momento in cui sono stati decurtati i fogli, oppure anche una conservazione all'interno della stessa cartella, come qualche studioso ha ipotizzato. Purtroppo questo non può essere verificato in alcun modo. Allora, e si è scelto, così finisco brevemente, si è scelto poi di attribuire, di riclassificare come copia da 5 disegni che sono sempre stati accostati al disegno, ma riprendono in modo puntuale dei particolari dei 32 fogli. In questo caso la carta non è la stessa, allora abbiamo deciso di toglierli dal gruppo dei 32 e di fare un gruppo a sé stante, quindi il gruppo delle 5 copie, che non necessariamente appartengono tutte allo stesso. Ecco qua un esempio, quella di sinistra è la copia, quella di destra è il... Anche a livello stilistico comunque siamo molto vicini in questo caso, in altri casi siamo un po' più distanti, e quindi c'era questa varietà e abbiamo preferito poi magari nel corpo della scheda andare ad indicare e ad argomentare nello specifico, però a livello visivo di dare questo appunto accorpamento delle 5 copie. Altro accorpamento è l'ambito, e c'è praticamente 6 fogli che all'inizio del Novecento venivano
ritenuti parte del taccuino ma che dalla letteratura sono stati esclusi, e in questo caso abbiamo scelto la dicitura ambito. Anche qui appartengono a vari momenti e a varie epoche, però rientrano tutti in quella mentalità, e l'alternativa sarebbe rimandarli magari nel gruppo degli anonimi. Invece, avendo una letteratura e un percorso critico ben preciso, abbiamo preferito visualizzarli insieme, e poi ogni disegno avrà la sua specifica argomentazione. Questo è un esempio di un disegno che è stato riferito all'ambito. Come vedete, rispetto ai disegni del taccuino, qui a livello stilistico ha un segno molto più minuto, molto più attento ai dettagli, e cose che nel taccuino, nel libro, scusate, non si rintracciano e non si trovano. Allo stesso tempo, altra particolarità, è disegnato sul verso, il profilo è lo stesso identico sul recto, e in nessun caso dei disegni del libro si ritrova questa particolarità. In più, anche qui la filigrana è diversa, perché siamo riusciti a rintracciare tantissime filigrane nei disegni che orbitano intorno al libro. Anche qui c'è una filigrana diversa. E infine, guardando tra gli anonimi, abbiamo trovato tre disegni, quelli a penna, di paesaggio, che portano tutti e tre la stessa filigrana. E adesso prima finisco queste schede e poi approfondirò l'argomento di questi altri tre disegni, che molto probabilmente provengono da un altro taccuino, quindi da un altro libro di disegni. Allora, io concludo questo intervento brevemente con una riflessione, come dicevo, breve, su un aspetto che è stato comunque già sottolineato dalle relatrici che mi hanno preceduto, ovvero l'importanza di un dialogo costante e continuo con le professionalità del museo da parte dei catalogatori e degli storici dell'arte, e in particolare con i restauratori, per quello che riguarda lo studio dei materiali e delle tecniche dei disegni che ci troviamo a studiare. Come vedrete, ho scelto due o tre casi, vediamo cosa riusciamo a fare, per i quali il dialogo con i restauratori degli Uffizi ha rappresentato veramente un'occasione importante di approfondimento, non solo di più corretta, diciamo, analisi tecnica del disegno, ma anche un importante aiuto nell'interpretazione critica del foglio. Vi presento due casi che sono emersi nel corso del lavoro sul fondo di Raffaello, che è un lavoro che è in corso da alcuni anni, che è sfociato in alcune pubblicazioni e che ci auguriamo che quest'anno si concluderà con la catalogazione digitale di tutti i fogli a firma mia, di Roberta Liventi e di Marzia Faietti. Dunque, io e Roberta Liventi abbiamo già avuto modo di mostrare questo foglio in altre occasioni. Molto brevemente, abbiamo rinvenuto questo frammento di cartone nel corso di un nostro studio che ha ricostruito tutti i disegni che costituivano il volume particolare secondo di Raffaello, ovvero il libro di disegni di Raffaello appartenuto nella seconda metà del Seicento a Leopoldo dei Medici. Questo disegno si trovava sciolto nelle cartelle di Luca Penni, almeno dall'inizio del Novecento, però abbiamo appurato, sulla base dei nostri studi di inventari e di altre fonti, che era anticamente ritenuto di Raffaello. Ora, non sappiamo perché si trovasse nel fondo di Luca Penni, probabilmente per errore, forse si intendeva collocarlo nel fondo del fratello Giovan Francesco Penni. Comunque è stato un ritrovamento, diciamo, fortuito o fortunato. Da allora il foglio, sostanzialmente, da quando appunto fu collocato nei fondo di Luca Penni, fu menzionato solamente da Fischel e nel 44 da Frederick Hart. Nel primo caso l'attribuzione non è specificata, nel secondo caso l'attribuzione a Giovan Francesco Penni. Da allora scompare dai radar della critica totalmente. Nel 2020, prima di essere esposto alla mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale, è stato sottoposto a restauro da Maurizio Michelozzi, che è uno dei restauratori delle Gallerie degli Uffizi. Vi mostro appunto le immagini. Durante il restauro c'erano diverse fratture, l'intervento principale ha riguardato la rimozione dei due controfondi antichi e la
ricomposizione della mano sinistra che era maldestramente stata riassemblata in antico. Il confronto con Maurizio Michelozzi è stato molto importante e per noi proficuo, perché appunto ci ha consentito di approfondire chiaramente, di verificare le nostre ipotesi sul foglio, anche in virtù del fatto che Michelozzi è responsabile del restauro del cartone per la Scuola di Atene di Raffaello in Ambrosiana, quindi ha una conoscenza molto approfondita di quelle che erano le pratiche di bottega di Raffaello, della bottega di Raffaello, e chiaramente anche delle caratteristiche materiali e tecniche dei suoi cartoni che a nostro parere si ritrovano in questo frammento. Come già segnalavano le fonti che abbiamo consultato, si tratta di un frammento del cartone preparatorio per questo dipinto di Giulio Romano del 1519-1520 a Parma, che Giulio Romano dipinse su invenzione di Raffaello. L'invenzione di Raffaello è testimoniata da alcune prove grafiche, una sicuramente autografa, una riferita alla bottega, poi abbiamo un'incisione di Raimondi tratta probabilmente dal bozzetto del Louvre. Vado avanti, quindi anche abbiamo potuto approfittare grazie al restauro di foto a luce radenti, foto in trasparenza che ora non vi mostro, che ci hanno chiaramente consentito di verificare che effettivamente le misure corrispondono, che le incisioni a stilo sul cartone corrispondono esattamente a quelle sulla tavola, quindi di provare che si tratta di un frammento del cartone. Poi per quanto riguarda l'attribuzione, sulla base dei nostri studi e di una serie di considerazioni che abbiamo fatto, noi ci siamo sentite di proporre il nome di Raffaello piuttosto che quello di Giulio Romano, perché notiamo chiaramente adesso non approfondisco questi aspetti che poi potrete leggere magari nella scheda che è già pubblicata sul sito del progetto Euplos per questioni di tempo, però noi abbiamo notato comunque una discrepanza fra la figura disegnata, che è molto più un atteggiamento più naturale, più spontaneo, si muove nello spazio più liberamente, mentre invece la figura dipinta ha un aspetto più rigido, più impostato. Abbiamo proposto anche dei confronti con cartoni di Giulio Romano di questi anni e invece prove grafiche di Raffaello, e ci sembrava comunque che il frammento degli Uffizi fosse più simile, più vicino a quella che è la sensibilità raffaellesca più che quella di Giulio Romano, chiaramente consce di quanto questo sia un argomento spinoso e complesso. Il secondo esempio di importanza dell'analisi e del rapporto con i restauratori nello studio, nella riclassificazione dei disegni, è invece un'attribuzione recentissima di Marzia Faietti, che ha potuto attribuire questo disegno, che fino anche in questo caso riscoperto perché assolutamente dimenticato dalla critica dal 1933, quando Bernard Degenhardt lo aveva riferito a Raffaello. Il disegno in realtà era inventariato, fu spostato nelle cartelle di un anonimo fiorentino del XVI secolo, chiaramente per le attinenze con la grafica fiorentina di primo 500 di fine 400 che qui Raffaello riprende, a cui si ispira, ma che appunto è da ricondurre a Raffaello giovane durante il soggiorno fiorentino. Come scrive Marzia nella scheda che è di imminentissima pubblicazione, domani se non dopodomani, probabilmente il motivo del fatto che il disegno è stato trascurato dalla critica è dovuto anche allo stato di conservazione del foglio prima del restauro. Queste sono immagini dopo il restauro: la biacca era fortemente ossidata e, trattandosi di una punta metallica, questo impediva chiaramente una corretta lettura del foglio. Qui vi propongo velocemente alcuni confronti che motivano anche l'attribuzione a Raffaello, ovvero esiste questa stampa di Jean Morin che dichiara di essere derivata da un dipinto di Raffaello, a sua volta documentato da un dipinto chiaramente non autografo a Wilton House, quindi è possibile che questo foglio fosse uno studio in relazione a questo dipinto perduto o a una composizione che magari non fu mai compiuta ma rimase solamente su carta. Ultimissimo esempio che vi mostro,
molto velocemente, e invece vuole riprendere un altro tema che è stato già trattato, ovvero quello dei ritocchi o dei ripassi successivi, dell'importanza ancora una volta di guardare il disegno nella sua materialità. Qui la faccio breve, disegno anticamente attribuito in collezione a Leonardo, ma ovviamente già dalla metà dell'Ottocento questa attribuzione così illustre venne declassata e il disegno venne riferito a Sodoma ed è rimasto nelle cartelle di Sodoma fino veramente a poco tempo fa, anche se già inizio Novecento si era proposto il nome di Boltraffio, un nome che questo foglio, che è stato piuttosto studiato, è stato riproposto da diversi studiosi anche di recente. Ora noi lo abbiamo riclassificato più prudentemente a seguace di Leonardo da Vinci, proprio in virtù anche dello stato conservativo di questo foglio, che è stato proprio da pochissimi mesi restaurato da Maurizio Michelozzi, e il restauro di Michelozzi ha in un certo senso confermato quella che era un'impressione mia e anche di altri autori, per esempio Giovanni Agosti aveva fatto un accenno in questo senso, cioè che si tratta di un disegno che oggi è fortemente manomesso rispetto al suo aspetto originale. Questo è, sono chiaramente il confronto stilistico che molti studi e studiosi hanno fatto, vedete la differenza molto forte in realtà nella qualità anche del segno tra questi esemplari. Prima del restauro il disegno era controfondato e, come potete vedere dal dettaglio, non so se si riesce ad apprezzare, forse poco, la parte inferiore soprattutto era completamente ridipinta, e queste ridipinture sono evidenti sia per una discrepanza molto forte fra parte superiore del viso, che è molto più delicata, molto più manifesta una maggiore sensibilità luministica, sia anche ovviamente perché questi ripassi vanno a coprire le lacune del foglio, quindi sono chiaramente non antichi. Il restauro di Michelozzi ha confermato ovviamente questa impressione e ha aggiunto anche un'ulteriore informazione importante, perché rimuovendo il controfondo è emerso, come spesso accade, come immagino sia una consuetudine anche nelle collezioni delle relatrici che ci hanno preceduto, ha permesso di scoprire sul verso, in questo caso, un piccolissimo disegno, un piccolissimo accenno che però chiaramente denota caratteri leonardeschi e quindi conferma sostanzialmente quelle che sono le nostre impressioni sull'opera. Io vi ringrazio, vi passo il tempo della vostra pazienza.